ragazzi, oggi siamo alle Orette de Mar, Barcellona, vicino 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 a Barcellona. E qua ho trovato un gruppo quasi quasi di piemontese, tranne alcune eccezioni, che hanno fatto un racconto storia ma bellissimo. E qua abbiamo il responsabile, sono Amelia, Valentina, Davide. Vi raccontate un po' com'è nata questa storia? Ma noi siamo stati invitati l'anno scorso da Nuria, che ci ha voluti in Spagna, e allora abbiamo pensato di fare questo regalo agli amici spagnoli, dove ho portato una favola dei due liuti, dove all'inizio i chitarristi suonavano con il plettro e invece i mandolinisti, le mandoliniste con le dita. E poi è successo tutta un'avventura al termine della quale i mandolinisti hanno ricevuto in regalo dai chitarristi il plettro, e da allora tutti i mandolinisti hanno suonato con il plettro. Se per caso qualche mandolinista volesse imparare il metodo Suzuki col mandolino, può contattarmi e io farò volentieri il corso di formazione, in modo che il mandolino si estenda ai bimbi più piccoli. Infatti, come si può vedere, Edo, che ha iniziato un anno e mezzo fa, ha iniziato con un mandolino più piccolo e adesso ha già suonato nel racconto e sta diventando grande, e si dà il modo per tutti i bambini a partire dai 3-4 anni di iniziare a suonare il mandolino. E allora magari ci vediamo tutti insieme a Saluzzo? Sì. Va alla bene. Fine di agosto. Alla fine di agosto. Ci saremo. Ciao.